Caro Presidente Conte e tutti i parlamentari tutti, vi scrivo perché in questi giorni il mio caso personale ha interessato la stampa nazionale per alcune mie dichiarazioni particolarmente disperate. Se avesse avuto modo di sentirla, si tratta di una storia di negazione del diritto alla salute e di accesso a terapie consentite nel nostro paese per, tra l'altro, curare il dolore grazie alla cannabis. Un dolore che non sa aspettare, che non aspetta. Il dolore non può aspettare, questo è il messaggio lanciato da Walter De Benedetto, 48enne aretino che da oltre 30 anni combatte contro l'artrite reumatoide. Una richiesta d'aiuto adesso contenuta anche in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte. Walter quotidianamente infatti deve fare i conti con dolori lancinanti, leniti solamente in parte dalla cannabis terapeutica, ma la quantità che gli viene fornita dall'assistenza sanitaria non sarebbe più sufficiente, così il 48enne aveva deciso di produrre da solo ed illegalmente cannabis. È vostro dovere confrontarvi tutti i giorni con questa mancanza. È come siamo noi costretti a rispondere a uno Stato che non garantisce i nostri diritti. Alcune settimane fa l'irruzione dei carabinieri nella serra e l'arresto dell'amico, sorpreso ad innaffiare 11 piante. La storia di Walter era così balzata agli onori delle cronache. Possibile che per aver garantito un diritto alla Costituzione, il diritto di vivere degnamente, occorra arrivare a disobbedire civilmente, rischiare il carcere per poter ottenere una terapia, proprio perché non possiamo andare avanti con soluzioni temporanee o concessioni a casi umani, perché non legalizziamo finalmente la cannabis in modo da non dover rischiare il carcere? Mercoledì Walter sarà a Roma, a Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati per consegnare la sua lettera e quella dei malati che usano cannabis a questo governo. Caro Presidente, cari parlamentari tutti, immagino che ricevete messaggi migliaia tutti i giorni su tanti piedi che vi chiedono di tutto. Ma questa è la mia, la nostra lettera, vi chiedo solo di rispettare una legge e consentire il ricorso a terapie prima proibite e magari da adottare un'altra che ci facilitererebbe la vita. Dopotutto è il vostro lavoro, no? Con speranza, Walter De Benedetto.